Vai, vai. Ma c'è il Ma mo se uno avesse passato la giornata lì al balcone seduto, no? E avesse guardato là, dice, ma che sta a dire? Ma tu, come fa un vulcano così qua? E invece ti aspetti 4-5 ore, sei. E dopo esce, vedi? Dice, ma allora è vero, può essere. Domani mattina succede la stessa cosa. Dice, ma è impossibile. Poi che c'è? Alle 5 e 45. Sentivo della confusione qua, volevo riposarmi un attimo, non mi hanno fatto riposare. E allora, dico qua, piglio un po' d'aria. Ecco del vulcano. Lo sta? È questo? Così, tanto mangio l'arancio, un'arancia, non l'arancio, vedo come potessi mangiare l'arancio. Un portogallo, si suol anche dire, ho mangiato un portogallo. Il Portogallo è il porto dei galli. Perché i galli, intesi come certi su, anticamente, del Galles, non potevano partire dalle loro coste. Quindi preferivano con le grosse imbarcazioni, soprattutto, muovere dal Portogallo giù da Matosinhos. Da Matosinhos c'erano queste porta, vicino a Lisbona sta, mi sembra. Boh. Oltre Compostela. Ma se vedete più al motivo andavano là. I galli di qua, si andavano al porto dei galli. Qui è vulcano. Questo non si alza, però è più la terra. Se salzo riaccendo. Devo prendere gli occhiali. Dovrebbe essere questo. Era abbassato. Ecco, mo, oltre a risalire, Perché stanno uscendo là, non lo so, non... Sono concentrati lì. Cioè, ieri sera era potente, potentissimo, so, in questa altra casa qua. E stanotte ho fatto un terremoto di, diciamo, di 7, settimo grado. Giù nella Nuova Guinea, la parte opposta dell'emisfero, che questo non c'è stato un indicatore delle grosse pressioni che si trovano dentro la terra. Ma oso dire questo no perché voglio fare lo scienziato, per carità. Perché stavo leggendo i terremoti stanotte, erano le 2, buona luna,
mi sono dato gli occhi su questo sisma di 7,1 della Guinea, Nuova Guinea, Pacifico. Qui c'è un'Australia, tanto per capirci. Ha fatto un 50 minuti e 50 secondi prima in Svizzera. Non possiamo dire che non c'è un collegamento fra i due. Distanza di 50 secondi. E non ho capito, ho capito che ci può essere relazione, cioè senz'altro, ma non so per quale motivo. E mi ha incuriosito anche che un signore ha scritto a... ha scritto subito, ha fatto la relazione da Sion, questo qui, a 20 km dall'epicentro in Svizzera. Quindi da Sion diceva che si trovava a 20-25 km e che ha sentito il letto muoversi. Il sisma era di 1,5. È un po' strano, può capitare, ma... è finito? No. Ma noi abbiamo queste risorse qua, e siamo l'ultima provincia d'Italia. Uno vede tutte queste macchine, adesso hanno rallentato, 2-3 minuti. Vedo quanto benessere c'è. Poi apri il giornale, vedi che Rieti porta al primo posto dell'insolvibilità, cioè non pagano più i redditi. C'è stato un incremento dell'insolvibilità del 357%. Non stiamo dicendo del 10%, del 3, del 7, del 357, se ricordo bene, o 350. No, non mi sono messo a leggere in dettaglio perché stavo vedendo i terremoti. Ho preferito continuare nella lista dei terremoti piuttosto che andare in dettaglio a Lima. Che può essere, uno compra una macchina e la paga, che compra una casa e non la paga. E tu che paghi qua? Le fabbriche se ne sono andate. C'è rimasto qualcosa così, ma... la coreografia, diciamo. Scioperano, vanno in piazza, vanno... risentono ogni tanto. Quelli che possono risentirsi. Giustamente, ma... che vuoi fare? Cioè la Texas se n'è andata. Adesso dovrebbero riportarla, ma non ricordano che... quando arriva qui a Texas si faceva le calcolatrici, quelle che dicono di luminosi, rossi, luminescenti. Oggi l'elettronica è andata avanti. Si fanno i computer, ma nemmeno più i computer, si fanno i tablet qui, i cosi, i smartphone. I 4 fabbriche nel mondo, si fanno per tutto il mondo. Quindi, più che stare a aspettare la mano al cielo, occorrerebbe che cosa? Quello che c'hai, l'agricoltura, il turismo. Noi siamo ricchi di boscaglie qui. Il centro Italia ha un patrimonio boschivo invidiabile nel mondo. La legna d'ardere da noi
E come qualità, e come quantità. Cioè, eccola qua, si vede pure qua in queste colline, figuriamoci le montagne. Quanti milioni di tonnellate di legna ci possono essere? Da Passo Corese a Forlì, su, all'inizio della Valpadana. L'Appennino quanti quintali di legna può tenere? Il vulcano, del pericolo, che la scienza si pronuncia e rassicura che non è pericoloso né per tossicità né per esplosione, e manca di farlo apposta, oggi ne è esploso un altro, tutto come nero, è impressionante. Qualche settimana fa nel Cile mi sembra che era esploso. E allora questi qui potrebbero essere un'attrattiva. Una caratteristica, ecco, del posto. Poi se ci sta qualcuno sta a ballare, gli fa la danza intorno, quando escono sui prati o negli orti. Può organizzare anche dei picnic, per i freschi. Ah, prima ho fatto a Napoli, al Vesuvio. 2-4 ho fatto. Erano le 2 circa. O mezzogiorno, vabbè, dopo pranzo. Ho fatto un 2-4. San Giuseppe Vesuviano. E i paesi vesuviani lì, a 500 metri, ma meno, a 100 metri sottoterra è avvenuto, quindi c'è stato qualche crollo superficiale, che i gas stiano spingendo e hanno fatto tremare qualche parete. Sarebbe forte stappare il Vesuvio, stappiamo pure noi qua. I napoletani si salvano perché già ci hanno segnato il posto dove andare in caso di allarme. Noi dove andiamo? E vabbè, ci vediamo qua, tanto questo va per le lunghe, va per le lunghe.